potete farlo. Canzone digital si sente, figa, cioè, Left side.
Ed eccoci qui, finalmente ci siamo per la finalissima del campionato italiano FIGF maschile. Siamo già in azione con la sfida tra Farra e Pinelli. Cari ragazzi, cosa vi aspettate da questa grande finale? Guarda, io sono molto indeciso, cioè quando dici dove metteresti l'euro in questa partita non saprei veramente dove mettere l'euro, perché sono due giocatori che Farra oggi tra l'altro ha eliminato giocatori di un certo livello, ha fatto fuori Stefano Tomassetti per esempio, ora fa un ottimo 140, ha eliminato altri giocatori di Francesco un certo Raschini, insomma giocatori di un certo livello. Però Mattia Pinelli, questa è la classica sfida, ma che tante Pinelli... volte si vede nelle freccette, permettimi, old school contro new school, cioè i ragazzi terribili che vengono su anche finalmente in Italia contro Andrea Farra, giocatore comunque di una certa esperienza, certo, che trova un 60 in questo momento qui in terminazione, 127 per Pinelli per andare uno pari, primo leg che è stato vinto da Farra con una freccia al doppio 4. Ricordiamo che Pinelli è appena tornato da una gara ottimo 87, quindi Pinelli per rimanere a 40, Farra torna su 80 per andare 2-0 e fare il break. Vediamo che scelta farà. Triplo 26, attenzione, doppio 10. E c'è la classe del cilenio, come viene chiamato nel gergo dei giocatori. Ottima questa 17 dark leg da parte di Andrea Farra. 2-0 per il giocatore Dark Club Jobar, campione italiano a più riprese. Ci ha dato il tempo. Parte con un bugay qui Andrea Farra con 34, Pinelli deve rimediare e lo fa con un 140, molto molto bene. Super Matteo Pinelli, che ora deve cercare un po' di punti per mettere anche pressione all'avversario, perché chiaramente una finale non è mai facile da fare sul pedalone. Esatto. E soprattutto un ragazzo giovane come Mattia Pinelli. Che... anche se Mattia Pinelli, come diceva già il nostro caro Antonello, è reduce dal Development Tour della PDC, dove ha fatto anche piuttosto bene, ha anche avuto l'onore di giocare contro Luke Humphries, giocatore che ha eliminato, tanto arriva un ottimo 119 di Phoenix. Rob Cross, lo scorso mondiale PDC, gli ha portato via anche un leg, ha ottenuto in ben 3 tornei la possibilità di entrare nel prize money e in lotta per entrare nel campionato del mondo PDC Youth. Insomma, niente male Pinelli, e in questo campionato italiano, 89 sì, in questo campionato italiano Pinelli sta letteralmente giocando alla grande, e arriva un altro 140 al secondo di questo leg, 102 dopo 9. Ricordiamoci che si sta giocando anche la nazionale, perché comunque era lì nei primi, beh, se facciamo due calcoli della classifica, valutando che tutti i primi 3 della classifica, anzi i primi 4, sono usciti subito, perché subito. Sergi è uscito al primo turno del tabellone delle teste 4-2 di serie, contro Passadone, un ottimo passatore. Poi Pedri ha perso contro Bigato al secondo 4-2, turno del, esatto, del tabellone. Al primo turno addirittura, se non sbaglio, sai. Addirittura al primo turno. Sempre al primo turno ha perso Picchi Rigotti, che ha perso contro Manuel Faggiana, altro giocatore veneto, molto bravo e promettente. Insomma, intanto arrivano 80 qui di Farra, Pinelli che se non sbaglio era comunque in top 10. Certo. No, era sì, era tra o settimo o ottavo, quindi comunque... E arriva che comunque Pinelli ha vinto con Apollonio in semifinale, dove anche Apollonio si giocava la nazionale, era a pochi punti anche lui, quindi rientra anche Apollonio dentro la nazionale. Domani sarà un doppio secondo me molto molto, molto teso e emozionante, ma infatti anche perché il doppio sarà discriminante per decretare i 4 uomini e le 4 donne ovviamente che rappresentano l'Italia a Cluj, certo, Napoca e Romania alla Coppa del Mondo WDF 2019. Se siete d'accordo ragazzi, vi dico anche il pammino che hanno avuto dai last 32 questi, certo, giocatori. Matteo Pinelli ha eliminato Stefano Bucci 4-1, e non era una partita semplice, esatto. Dopodiché ha superato 4-1 Giacomo Barone negli ottavi di finale, giocatore marchigiano un po' arrivato a sorpresa a questi ottavi di finale, 4-3 su Salvatore Mantaro nei quarti in un derby di Dart Club peraltro, e in semifinale 5-4 contro Marco Apollonio, negandogli la possibilità di vincere l'ennesimo campionato italiano. Il cammino invece di Cilenio Farra è stato il seguente: 4-2 su Michele Savian ai last 32, dopo che prima aveva eliminato Stefano Tomassetti nel turno precedente. Agli ottavi di finale 4-2 sul socio di Tomassetti, Francesco Raschini, 4-2 appunto, 4-3 in rimonta contro Paolo Turpagli, giocatore, sì, lombardo
relativamente una sorpresa, perché sta giocando molto bene in questa stagione, sta facendo altro che confermare questo stato di forma. E in semifinale 5-2 sull'altro giocatore friulano, Stefano Marceu, che domani sarà peraltro il socio di Daniele Petri in coppia nel doppio. Entriamo in cronaca con Pinelli, che ha trovato un 39 e Farra può approfittarne per trovare il controbreak qui. Due tripli venti. Attenzione. Farra. 177. Fantastico. Grande bomba di Farra. Super frecce queste. In un momento tra l'altro molto importante del match, dove Mattia stava rientrando prepotentemente. Bull con l'ultima. Si porta però in chiusura 144, non è semplice, però vediamo adesso cosa fa Andrea Farra. 10, rimane a 40. Per un leg in 14. Poco alto. E poco basso. Serve il super checkout a Pinex. 144. E non può più succedere. Cercherà di sistemare lo score. 60 può andare bene. Doppio 10 per Farra. Per andare 3-1. Ricordiamo che questa finale è il meglio degli 11, anche se non l'avete scritto nello score. 6 su 11. 3-1 Farra. Ottima freccia al doppio 10. Break in 16. E adesso anche la possibilità, tra l'altro, di portarsi, avendo vinto il break. Avendo controbreccato, Pinelli deve fare due break praticamente. E in una partita che sta giocando stabilmente sulle 18 non è affatto semplice. Non è affatto semplice. Questo 46 però Pinelli deve approfittarne, non è una grande partenza, sì, anche qui per Farra. Il leg precedente Pinelli l'ha giocato veramente bene. Adesso attenzione, 120, 125. Il super ha spostato la freccia sul 5. Triplo 20 quella prima, però ragazzi, Farra risponde. Triplo quasi ogni giro. Sì, 121 super. Ragazzi, risponde a tono. Farra, che come miglior risultato ha vinto lo scorso anno la gara ufficiale del Friuli Venezia Giulia. Sì. Pinelli invece per il primo anno in cui è esploso letteralmente, però sì, è un diciamo giocatore che da tempo si sapeva che era destinato ad esplodere. È stato under 18 fino all'anno scorso. Esatto, neo 19enne sì. Pinelli non sarà la prima finale che farà in questo contesto. Deve solo usare un po' più la testa, giustamente, perché è giovane. È un 60. Sta ancora imparando, sta facendo esperienze. Queste esperienze all'estero stanno facendo crescere tantissimo. Si ragiona tanto, sai che mi piace anche seguire molto le freccette internazionali. Anche se con me ancora non ha vinto. Arriva a 40 da parte di Farra. Io un po' scherzando lo chiamo il bye. Sai che mi piace seguire le freccette internazionali, c'è un dibattito, 121 intanto di Pinelli, sul fatto che anche in PDC a livello UFC si è under 23, invece in certo. VDO è under 18, c'è molto lasco, diciamo. E c'è un giocatore di 13 anni, Leighton Bennett, su tutti, campione del mondo UF PDO, che ha solamente 13 anni, Pinelli ha solamente attenzione, 19 ragazzi, anni. Attenzione, sì. 125. Assolutamente, quindi ha ancora 4 anni di development tour ancora. Stanno facendo un grandissimo lavoro. Ragazzi, poi Farra quando serve le tira, doppia doppia, tripla tripla. Buono 59 qui di Pinelli, 115 Farra left. Non è impossibile. Abbiamo già visto fare check out a tre cifre in giornata. Parte, credo, prima del 19. No. Si sta concentrando, non sa sinceramente dove. Ma è tutto il giorno. Tripla 19 entra, 58 left. Tutto si prende il giorno tanto che tempo. Fa queste attese, sì. L'ho visto spesso anche oggi durante le gare fermarsi tanto. Eccola qua, sul 18 la freccetta di Farra che entra, double top per il 4-1, può essere un'ammazzata morale per Pinelli questa, e non entra. E ora Pinelli ha chiamato il super checkout, 88, 95 scordate. Attenzione, Pinelli che non trova la freccia sul 18, 52 rimane. Un po' più chiudere. 48. E allora double 10, doppio 10 per Farra per andare 4-1. Sarebbe una hollow flow questa, avendo tirato per primo Farra, che già prima chiuso sul doppio 10, impeccabile sul doppio 10 della Farra. 4-1.
4-1 per Andrea Farra, giocatore del Jobar, giocatore friulano, vuole riportare in Friuli Venezia Giulia il titolo, lo scorso anno solamente sfiorato da Samuel Cervesatto, che ha perso in finale contro Stefano Tomassetti. 27 da parte di Mattia Pinelli. Un po' sconsolato Pinelli, mi sembra, No, sì, diciamo no, il suo atteggiamento, io lo conosco molto bene, lo sto vedendo crescere in regione, e il suo atteggiamento è quello, sempre così, molto tranquillo. Sì, è un ragazzo che fa della tranquillità il suo cardine, però ora deve reagire, è un non è facile. È un ragazzo molto giovane, quindi 19 anni, l'abbiamo già detto. Io credo che non sia molto semplice gestire una finale italiana del campionato. E comunque secondo me sta giocando bene. È chiaro che vedo un Andrea Farra veramente determinato. On fire, sì, le medie che sono molto determinate. Le medie sono comunque giuste, quelle che stiamo avendo qui sotto mano, e Pinelli sta giocando appena sotto l'80, quindi la finale è giocata comunque a livelli molto buoni. Sì, riproventi quella prima qui di Pinelli, che va sotto quella seconda, trova un 99. Deve alzare, deve fare la differenza, perché Farra è un giocatore che una vista di 29 non te la fa per un'altra volta di fila. Vediamo se la prima è un triplo, infatti. Grande Andrea. 20 con la seconda, e arriva un 140. Recupera un po' quello che aveva perso precedentemente. Vediamo come Pinelli reagisce. Esatto, perché è importante adesso rispondere. 7. Effettivamente l'ultima sembrava un po' da fuori, però tirata, però va bene. Sta lì, va bene. Però sinceramente mi sembra un po' in difficoltà adesso. Vediamo qui adesso Farra che trova un 40. Pinelli deve trovare per forza una tripla, anche 95 andrebbe bene per andare in chiusa. Adesso lo deve mettere. Checkout. Non entra qui, non può più andare in zona checkout. C'è, arriva un centone. Eccolo buono. Qua. Però ragazzi, vabbè, era l'ultima soluzione, era l'ultima freccia. Esatto, sì. Non sì. Poteva evitarlo. Però comunque ottima visita e davanti, torna avanti nel punteggio Mattia Pinelli. 195 per Andrea Farra. Molto riflessivo il sì, oggi è stato veramente tutto il giorno così, l'ho notato. Giocatore friulano è sempre stato riflessivo, ma non così tanto come oggi molto mente è arrivato proprio determinato per vincere il titolo. 115, la stessa visita che prima, solamente sfiorato. Pinelli deve avvicinarsi qui, dovrebbe essere un triplo 20 questo. Sì, è 99, resta 60. 115, ripartirà ancora il triplo 19, credo. Vediamo un po' cosa sceglie. Prima triplo 19. Io personalmente direi il triplo 19. Sì, per forza, rimanerebbe 96. Prende 19 e quindi 96. Esatto, sai che non sono... No, non era un 19, ah no, era 7, è un 7, sì. 61 fatti, rimane a 44. No, scusate, a 64 ovviamente, e col 14 rimane a 40. Double top per Pinelli, due frecce devono entrare sotto di tour, la prima doppio 10 deve entrare per forza per Pinelli, e c'è, era una freccia pesantissima questa, la mette dentro e ora la pressione è tutta su Farra. Molto molto importante questo leg vinto da Mattia Pinelli, perché adesso 4-2, si arriva a 6, non è semplice come da qui sembra. Grande Pinez. Adesso lì sul pedanone cominciano anche a sentirsi le frecce un po' pesanti. Qui Farra deve tirare fuori tutta la sua esperienza, un giocatore che è abituato a giocare sotto pressione. Ricordo lo scorso anno una partita in finale nell'Open del Friuli, ricordo la finale a squadre contro il mio club Ramblastini, qui vince una realtà molto complicata, 4-2 contro Fabio Marangon, arriva intanto un 80 di Pinelli, due pari, si andò al tie break, in quel caso vince 4-2. Arriva un 80, il pubblico diviso, come quando ci sono i giocatori friulani, sempre certo. O si tifano, si sono tuffano, anche tanti diciamo, lombardi, diciamo la verità. in sala. 45. Arriva un 45. Poi io sono te ancora, di parte, ancora molto ovviamente. Più di parte, non solo perché è lombardo, anche perché è comasco. Esatto, sei tuo. 134. Pinelli on fire qui, sentite il pubblico come urla. Sentiamo il pubblico, spinge per si Pinelli. Scalda, anche perché adesso sul 4-2 è importante anche quello. Certo. Il pubblico amico. Sempre detto, il clima che c'è qui a Piave di Centro, ricordiamo le sfide epiche di Tomassetti contro Adams lo scorso anno ai Grandmaster Vigato. Un altro livello. E la spinta di pubblico friulano, del pubblico marchigiano, che è un pubblico più caldo, è molto importante in una finale così. È un giocatore giovane come Pinelli, può farsi trascinare.
Sì, è vero, sono d'accordo con te. Arriva un altro 81 qui di Pinelli. Nettamente avanti, c'è area di break. Esatto, adesso la deve perdere lui, questo leg. C'è area di break, lui. A meno che farà, non metta grande pressione su questa capito, visita. Però 206, 352, vediamo cosa fa intanto. Tanto non può andare più in zona di checkout, non sarebbe potuto andare neanche con un 180. Fatti. Buono questo 95, Pinelli su 206. Con queste tre si deve portare almeno in quota checkout. Beh, 20, 18, dovrebbe. 56, ha fatto il compitino, diciamo, dai. Vediamo un po' cosa fa il nostro Andrea Farra. Ha trovato una tripla finora in questa visita. In questo leg qui non. Questa è una brutta prima visita. Triplo? Dovrebbe aver rimediato con la seconda. 66, scivola sul singolo 1 la freccia. 6 frecce, 150. Gioca sul 19. La prima, brutta questo 7 singolo. Arriva un ottimo 86. Beh, si salva con l'ultima, eh. Santa Teresa, direbbe un amico mio. 64 gli garantisce presumibilmente una freccia in doppia pressione, dopo. Ma sì. Qua può solo mettere pressione con un bel punto, però parte 60 entra in zona di checkout e lo fa con un 64, no, 81, erano appena sopra 64, ne avrà due sul doppio 8, cioè. Doppio 4 in alto a destra per andare 13, meglio che non abbia comunque preso quel 13. Attenzione Farra, pericoloso, 110. 110, molto simile. Al 115 di prima, 90 left, giocare il bull triplo 18 che non entra, 72 rimane, 50, resta 60, non deve sbagliare doppio 4, Pinelli, pesa tanto, esce di abbastanza la prima, e c'è, 4-3, tanto non siamo più in 3 ma siamo in 4 in zona ragazzi mista. Ora è tosta, eh sì. Diciamo, siamo in quattro perché il tifo qua si comincia a far sentire anche più prepotente, Il tifo sempre più prepotente. Comunque qui ragazzi, il tifo si comincia a far sentire adesso anche 121. Per Mattia Pinelli, e sicuramente adesso prenderà forza da questo tifo. Sono impressionato, sotto 4-1 ha cominciato a triturare il triplo 20 e comunque e sente la pressione e comunque non è cambiata il suo atteggiamento, è sempre calmo. Vero. Nonostante che lo caricano. Attenzione, Farra comunque ancora un break di vantaggio. Ah certo. No, no. 134, Pinelli sta dando spettacolo. Pinelli sta tirando il mondo in questo e momento. E sentiamo anche il pubblico che segue in questo momento. Attenzione, vediamo che Farra cerca di prendere un po' di esperienza. Esatto, anche un po' di tempo, no, di gioco. Perché in questo momento chiaramente blocca un po' quello che è il... In... Tanti guardate professionisti, sapete, giocatori come Suljovic, Price fanno apposta a rallentare il ritmo e Farra sta facendo lo stesso e sta facendo bene perché comunque. Però attenzione perché Mattia sembra che del 18 stia tirando le bombe. 128, 121, 134, 128. Che giocatore ragazzi, Mattia Pinelli. Che finali che stiamo guardando e Farra non molla. Farra non molla. 99 ormai. Tra l'altro medie molto alte, medie da BDO tranquillamente. Medie da 82 Pinelli e 77 Farra al momento. Quindi comunque ottime. Dopo vi svelo un aneddoto, finendo questo leg. Quindi dai, fa niente, ci può stare questo giretto, dai. Sì, va bene. 74, ecco, in tripla, Farra. Rimarrà e Farra entrerà comunque in zona di checkout. Sì, 115. 125, non triplo 5. Ottimi. 74 rimane a Pinex, triplo 11, quindi 41 rimane. 9-1 singolo. Double top per dare 4 pari in 15. Non c'è. Farra può chiudere. Sì, Pinelli ha fatto i numeri, ma Farra può chiudere qui. Certo, 136. Due attenzione, tripli 20, è pericolosissimo. Andiamo a sentire la prima tripla. No, 1, è un 1. Ha già spento un po' il Pinelli fuoco. Tornerà sul doppio 10 che è stato il doppio più colpito in questa finale. Doppio 10 Pinelli, ferro ancora più vicino, non è una bella freccia questa, eh? E c'è pazzesca, c'è. Attenzione, 4-4, ha trovato un angolo pazzesca in questa freccia, eh. Incredibile, 4 pari. Recupera sotto da 4-2, non è una cosa semplice e ora ci godiamo questa finale, ragazzi. Oggi comunque l'ho visto fare spesso questi recuperi, avere dei vuoti in mezzo alla partita e poi recuperare. Io direi che a questo punto per tutti i nostri amici che sono in questo momento in diretta con noi,
condividete questa partita, perché 4 pari 4 pari, livello di gioco altissimo, 10 ore e mezza di gioco e tutto su due leg. Arriva un centone qui di Pinelli. Farra non trova il triplo con le prime due, trova un 59. Pinelli deve spingere qui per andare avanti nel punteggio. Okay, 96 di Pinelli, continua. Farra non trova la tripla e arriva un 59. Quindi Pinelli che non trova il triplo 19, qui arriva un 96, una tripla al giro per Pinelli, una tripla al giro, e Farra ragazzi, in grande pressione. Ha preso anche un po' di inerzia. Ha preso inerzia, ha preso coraggio, ma soprattutto gli stanno entrando le triple veramente ogni visita. Centone di Farra, non molla il cilenio. 40 di Pinelli, bruttissimo questo scivolone. Poi rimane anche a 169. Se fosse caduta la freccetta sarebbe stato meglio. Triplo 20 con la prima, subito, Farra, profitta. 80 punti in meno, è il primo in zona di checkout. Con un 99. Però Pinelli può avvicinarsi qui. 169 per Pinex. 57 per rimanere a 112. 144 per Farra. Rallenta un attimo Farra qui, ci pensa, si concentra e va. 12 quella prima, ha fatto una chiusura alla Rob Cross sul triplo 18, 32 fatti, 52, rimane a 92, Pinelli, 112, 20 quella prima, deve rimanere lì per trovare il triplo 20 che non c'è, rimane a 72 dalla sul triplo 16, presumibilmente. Non lo trova, 56-92 per Farra. Bull o triplo 20? Beh, qua direi il bull, dai. Invece no, Farra va su triplo 20. 72 rimane. Doppia. Ha sfiorato la doppia. Ha sfiorato la doppia. Rimane 18, quindi 74 fatti. E Pinelli torna su 56. Double top. Double 10, doppio 10. E sbaglia, due errori pesantissimi per Pinelli, torna sul doppio 9 Farra per andare 5-4 e andare a portarsi ad un leg e a diventare campione italiano IGF per la prima volta. Fuori con la seconda. Tensione alle stelle, prende tutto il tempo che ha a disposizione Andrea Farra per prendere questo doppio 9 che non c'è. Errori piuttosto larghi, torna sul doppio 10 Pinelli per il break, andare 5-4. 15-1 doppio 2 per Pinelli e va interno. 18 fatti, torna sul doppio 9 Farra. Nessuno vuole prendersi questo quinto leg. Ora pesano troppo queste frecce, mai nella loro vita hanno tanto frecce così importanti. E dopo 8 leg, 9 doppio 4 per il 5-4 Farra e non c'è per pochissimo. Ferro, dopo 8 leg giocati al massimo, ci può stare un leg. Beh, così certo. Comunque ci mancherebbe. E c'è al doppio 1 Mattia Pinelli, si porta ad un solo leg da diventare campione italiano FGF. Tra l'altro era anche il tiro dalla sua parte perché inizia lui. Sì, quarto leg consecutivo vinto da Pinelli, Potrebbe essere il campione italiano più giovane di sempre? Ma non saprei, perché non mi ricordo il primo che ha vinto Apollonio. Apollonio è iniziato giovane. Esatto, infatti è lo stesso dubbio che avevo io, sarebbe da controllare, questa è una cosa che non riusciamo a controllare al volo, comunque 19 anni, parliamo veramente di ancora un ragazzino, quindi sarebbe ancora ipotetico, perché mancano ancora uno o due leg. Ed è partito con un 40, quindi Farra ha la possibilità qui di rimediare, di mettere pressione. Arriva 97, bravissimo Farra qui, bravissimo. Però Pinelli se sta respirando, spinge. No, spinge. Eccolo lì. 121, cade anche la letta.
pubblico che prova a spingere, due giocatori di Montriplo 5 seguito da un singolo 20 e arriva un 56, punteggio quasi speculare tra i due giocatori. 95 qui per Finelli, si avvicina 20 con la prima qui per Farra. 49 qui per Andrea Farra. Finelli trova un 20 con la prima, triplo 20 con la seconda, arriva un 140. Siamo forse a capolinea, signori, di questa finale. Quarto 140 in una finale che ha avuto tutto, non ha avuto solo un 180, quindi adesso magari Farra lo fa. 19 con la prima, invece giustamente tira sul 19 con la prima. 59, 6 frecce, 105 per Finelli per diventare campione italiano. Questo si può fare, eh? Sarebbe contento di avvicinarsi, secondo 85 me. 85 rimasti, vediamo, non, c'è? Non entra, 45. Ma si piace. Fantastico. Si sta, si piace. Rimane a 40 e è certo che farà almeno 3 tiri al doppio 40 e Mattia Finelli se lo prende sarà campione italiano, FIGF, ma Farra non ci sta. Farra non ci sta e trova un 140. 140. Cerca di mettere ancora pressione, ma pressione quasi Finelli al massimo. Cade il silenzio sul doppio 20 per Finelli. Prima freccia alta, seconda freccia che c'è, Mattia Finelli a 19 anni è campione italiano per PTF 2019 per festeggiare il loro compagno di squadra, perché Mattia Finelli è campione italiano individuale della stagione 2018-2019. Complimenti al ragazzo che veramente oggi ha giocato forte e vediamo come tutti i suoi amici e compagni di squadra stanno salendo sul palco per il doveroso saluto e noi chiaramente alziamo la musica insieme a Nello perché facciamo i complimenti a questo ragazzo che oggi diventa campione italiano individuale FIGF 2019. Tu complimenti. Ma quello di chiamarlo Bai e vedi che funziona. Una partita grandissimo Finelli. Sono contentissimo, veramente. Sinceramente, Mattia Finelli mi ha impressionato per la calma. Io credo vi siamo lato, sono sincero, sul 4-1. Mi sembrava in difficoltà, ha cominciato a martellare, 134, 140. Veramente una partita incredibile. Mattia Finelli, mi permetto di dire, è meritatamente campione italiano TGF nel 2019. Sì, sì. Onore ad un Andrea Farra strepitoso, ha fatto un torneo incredibile, ha avuto Tommasetti, ha eliminato Raschini, ha vinto partite 4-3 in maniera incredibile, è arrivato in finale, ha sfiorato la vittoria, non ce l'ha fatta, ma comunque resta un torneo incredibile per Andrea Farra. Mattia Finelli diventa campione italiano